Buongiorno ragazzi, dunque ben ritrovati nel mio canale. Oggi è veramente un giorno speciale perché faremo la Marca Bianca, cioè un percorso nelle colline del Prosecco, che sono patrimonio UNESCO, dove si è svolto tra l'altro il Mondiale 2023 di Gravel. Dunque siamo veramente pronti alla partenza e non ci manca che salire in sella e partire. Per arrivare a Sernaglia della battaglia abbiamo fatto veramente gli sterrati strepitosi, belli, qualche pozzanghera, però ovviamente per le piogge degli scorsi giorni purtroppo è stato un po' così, ma veramente belli e non troppo accidentati. Questi sono proprio angoli nascosti delle colline Prosecco e dintorni, eh. Guardate che meraviglia! Siamo al 21esimo chilometro, siamo fermati al primo ristoro qui a Mosnigo. Adesso abbiamo proprio preso le cose al volo, una banana, un pezzo di torta e via, un caffè e si riparte subito. Dopo circa 30 km, dove il primo tratto, diciamo, di percorso è abbastanza pianeggiante, senza alcuni rilievi, e siamo arrivati all'Isola dei Morti. Qui alla mia sinistra abbiamo anche il fiume Piave, il fiume sacro alla patria. Questa Isola dei Morti è famosa perché è stato luogo di battaglia degli Arditi nella prima guerra mondiale. Siamo al 40esimo chilometro e ci stiamo dirigendo su questo sterratino velocissimo. Ci stiamo dirigendo a Vidor. Dai che tra un po' prenderemo i primi strappi delle colline del Prosecco. Allora, adesso i giochi si fanno un po' più duri, eh. Stiamo cominciando a fare già un po' di salita. Dopo circa 40 km di sterrato e pianure, insomma. Bene, oramai ci siamo addentrati dentro le colline del Prosecco. Al 43esimo chilometro, forse ho esagerato un po' prima, comunque siamo al 43 adesso, siamo più o meno vicino a Valdobbiadene e abbiamo il secondo ristoro. Cosa dire, il percorso è fantastico, veramente la giornata è stupenda e chi non è venuto si è perso questa bellissima corsa tra le colline
del prosecco, insomma. Bene, facciamo ristoro e poi ripartiamo. Ragazzi, ci siamo fermati qui all'oratorio San Gottardo. Facciamo una preghiera perché cominciamo a fare questa salita. E qui si sale, ragazzi, si sale. Qui siamo all'11, anzi 14%. Ai ai ai. Dunque, dopo aver raggiunto Santo Stefano, facciamo questa discesona! Abbiamo già passato la metà del tracciato e qui nelle colline del Prosecco veramente è incredibile pedalare in questa magica terra. Abbiamo passato anche Col Bertaldo e adesso proseguiamo per la traccia che è veramente entusiasmante. Siamo al 60° chilometro circa, abbiamo fatto un tratto diciamo pianeggiante sempre tra le due catene montuose delle colline Prosecco e il Montello. Adesso sterrati veramente fantastici. Adesso si ritorna sulle colline per fare qualche altra salitina. Allora, qui siamo una pendenza che va dal 12 al 15%. Qui le pendenze crescono, siamo quasi al 16%. Aiuto, è tosta, è tosta, tosta. E qui si sale e si scende, si sale e si scende. Allora, sapere che campioni come Moritz, come Van Aert hanno fatto questi percorsi, un po' di emozione ti viene, eh? Ovviamente le prestazioni non sono le medesime, però insomma, loro il loro lavoro e lo svolgono in maniera egregia, eh? Per noi invece è uno sport, è un hobby e comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene, dai. Nonostante, tra l'altro, oggi sono un po' acciaccato e ho avuto anche qualche problema in corsa, che è meglio non dirvi, eh. Siamo al 70° chilometro, ce ne mancano una ventina circa. E abbiamo fatto veramente un discesone a tutta e adesso proseguiamo praticamente in questa diciamo specie di valle e abbiamo già passato Premaur e andiamo adesso a Farra di Soligo per poi chiudere l'anello. Prima però c'è un salitone ancora, eh.
Allora, questo alle mie spalle praticamente è il ponte dell'umanità, è un ponte che praticamente si attraversa più o meno il fiume Soligo, quello che arriverà poi in centro. Bene, dai che rimontiamo in sella. E ci manca l'ultima asperità che è il Collagù. Penso che sia anche quella un po' più tosta, Peccato che il tempo si sia rannuvolato, cioè, sembra quasi rischio a pioggia, ma boh, per adesso è tutto tranquillo, insomma. Perché il sole non avrebbe, diciamo, guastato questa giornata sulle terre del mondiale. La pendenza al 10, al 13, al 15%, come se fosse uno scherzo. Abbiamo finito anche la salita del Collagù, bella impegnativa. Se ricordate, il mondiale poi saliva per questa qui, che penso che solo un professionista la può fare, perché la vedo molto impegnativa, ma molto impegnativa. Comunque anche questa me la ricordo che sul tracciato c'era. Bene, adesso andiamo, abbiamo praticamente completato un po' tutte le salite, adesso ci dirigiamo verso Pieve di Soligo perché ci aspetta lo Spiedo, Bene, abbiamo fatto una discesa, ma sono non so di quanti chilometri, ma al 19%. Praticamente sembrava un precipizio. Vabbè, comunque l'abbiamo fatta e adesso andiamo a Fara di Soligo per poi arrivare a Pieve. Sono ancora in mezzo ai vigneti, praticamente non ci hanno mai abbandonato oggi. Allora, abbiamo passato Fara di Soligo, adesso ci manca Soligo e Solighetto e poi arriviamo al traguardo a Pieve di Soligo. Bene ragazzi, dunque ci manca veramente poco per concludere questo anello di 90 km e 1000-1100 di dislivello. È abbastanza tosto, vi dico che le percentuali in salita erano veramente alte, eh. Comunque è stato divertente. Dai, sento già l'odore dello Spiedo. Di essere qui con l'organizzatore della marca bianca, Massimo Panighel. È stato veramente un grande percorso. Come è stato per me? È stato incredibilmente perfetto. E la giornata è fantastica. E dacci un po' di numeri, insomma, dai Massimo, com'è andata? Siamo contenti perché veniamo da 2 settimane di allerta meteo e quindi è stato difficile da quel punto di vista organizzare il tutto. In fatalità siamo arrivati a questa domenica con un fine settimana veramente bello, temperature miti, cominciamo a vedere i colori del fogliaggio e quindi anche il territorio si è presentato al meglio. Quasi 400 iscritti, insomma, è Beh, stata una bella cavolo, soddisfazione, non anche perché male. avevamo qualcosa come 13 concomitanti, insomma, quindi probabilmente bisognerebbe rivedere certi calendari e dare anche un po' di priorità e precedenza a chi si mette in calendario fin da febbraio, ma non vogliamo. Siamo felici di quello che abbiamo fatto, Oppure, insomma. insomma, accordarsi, insomma, per non Sì, pestarsi i piedi, perché ecco, questo. non fa gioco di nessuno. Noi, Sì, e non fa bene a nessuno, esatto, insomma. il risultato per noi è stato ottimo perché i commenti ne abbiamo avuti tanti.
favorevoli per i percorsi, favorevoli per gli story, uno spiedo finale che è stato veramente squisitissimo, quindi veramente certo. Un grazie a chi ha partecipato, un grazie a tutti i volontari impegnati, perché anche se era una pur semplice grave, noi ci abbiamo messo il nostro meglio perché la gente si divertisse e passasse veramente una giornata di amicizia, di spensieratezza, proprio per tornare domani al lavoro. Sì, poi abbiamo avuto anche la fortuna di avere Ballan, che caspita, certo, non causa da poco, è un campione del mondo qui alla partenza. Alessandro è un amico, poi abbiamo enfatizzato un po' un campione del mondo su un percorso che è stato campionato del mondo. Certo. Un campione che ha vinto una classica come le Fiandre, avevamo dei muri, mi dicono, abbastanza arcigni, vero? Abbastanza arcigni, sì. E soprattutto anche uno specialista del pavè, noi non abbiamo il pavè, abbiamo le strade bianche, quindi è stato un bel impegno, insomma, tra l'altro lui è trevigiano di Castelfranco Veneto, quindi si presta volentieri a promuovere il territorio. Perfetto, ottimo. Bene, allora un forte ringraziamento a Massimo, a tutto lo staff, all'organizzazione, che comunque si danno sempre da fare ogni anno per rendere la manifestazione sempre più bella, e veramente non ho parole e basta, ci vediamo il prossimo anno 19 ottobre. Perfetto. Segnate già in calendario. Ottimo. Per benissimo. Una grandissima sorpresa, però aspettiamo due mesi, dai, qualcosina, dai, diciamo che vi faremo un regalo di Natale. Ottimo, va bene, ottimo, grazie. Buona. Ciao a tutti. Ok, ciao, alla prossima, ciao.